Un salutino prima di tutto, caro Michele, ai miei due nipotini, come l'altra trasmissione. Assolutamente. Perché dormivano già e non mi hanno visto. Fabio e Sofia. E adesso dovrei farvi ridere. Come fai? Poi mi hanno detto anche che ho messo. Tu sai a proposito, Michele, perché dopo i 40 anni cresce la pancia. No, Non tu sai? no, Perché no, non ho idea. prepara un tetto a un disoccupato. Allora, vorrei. Chiaro, chiaro. Vedi come si approfittano i giovani. Niente, mi ha fermato il carabiniere, avevo bevuto e mi ha detto scenda dall'auto. Perché ridi? E io ho detto, sono un po' bevuto, è meglio che salga lei. Ai, ai, ai. Poi un caro saluto alla trasmissione, a Telefriuli, a tutto lo staff di 10-100.000, da Fritz di Camporrosso, che era lui ha delle espressioni libidinose. Una volta all'anno e non il solo, e allora l'altra sera gli ha detto a sua moglie, che tu conosci bene, la Frizza, gli ha detto: dimmi qualcosa che mi faccia sentire un toro. E lei ha detto: hai le corna. Dopo, sempre nell'intimità, l'altra sera, dopo tanto tempo, si è rivolto alla moglie e ha detto: non mi avevi mai fatto certe cose in 50 anni, sei bravissima. E lei ha detto: è un anno che vado a ripetizione. Poi mi hanno fatto delle richieste, perché voglio, sai, certe barzellette se le ricordano per anni. Sempre verdi, come si dice, Sempre verdi, sì, piacciono sempre. specie quelle sui triestini, sai? Allora mi tocca, devo accontentare il mio grande amico lì di Remanzacco, che vuole sempre la stessa barzelletta. È 30 anni che mi conosce. Quella del Stiglio, te la trova lavoro, te dovrai essere contenta, invece te la una faccia come un funerale. Ha detto: le un lavoro, uccia. Sai, pesante. E cosa fa? Trasporto sacchi di cemento dal primo all'ottavo piano, senza ascensore. Mal di schiena, mal tutti gli ossi, genocci che cedi ormai. Penso che mollo tutto, non sei per me, non sei per un triestino, troppo pesante. E da quanto tempo te lavori? Dovrei cominciare domani. Posso andare adesso? Perché vuoi già andare? Sì, meglio che vado. Ci lasci? No, tu dammi il tempo. Mai ancora un paio di minuti, dai, perché lo teniamo, cosa dite Ecco, voi a casa? adesso Lo stai teniamo attento. ancora qui. Ma Guarda, lui faceva una volta, io facevo Fritz e lui faceva Stritz. sì, io facevo Ah, Striz, sì. E ti ricordi le vecchie battute che facevamo? erano altri tempi. Ma Fritz, Come già c'è? sono disperato, non riesco a scacciare una mosca dalla cucina. È facile, basta che vai a cagare in salotto. Così, leggera, leggera, leggera. Se dovevo dire vai a farla, Cancelliamo questa, Sì, facciamo ma una poi vera cancelliamo. Fritz! Cancella, cancella. Dimmi. Dove posso trovare la lana di vetro? È facile, vai dalle pecore di Murano. Questa si poteva dire. Questa potevamo Questa dire. sì, questa sì. Vabbè, no, sentite, un parolaccio perfino a Sanremo, allora dai. Boh, cosa dovevo. Mi dispiace non venire vicino a te, Ecco, questo era perché no, non si può, vedi, questa è la cosa che mi manca, il contatto con Sdrindole, ci diamo solo di gomito. Sdrindole, Niente, dire diamo solo di gomito non è bella, potrebbe essere mal interpretata. sì.
Strindole con pensa, noi. Pensa tu. Vado, a dopo. Ciao Strindole. È arrivato il virus corona, calma di mole, tu siamo pure dal virus corona, ma il furlan maluttacone. Volevo cercare di passare da quel, perché poi